La materia fitoterapia per gli animali è molto attenzionata e la curiosità di come si applichi è crescente. I rimedi, a quanto pare, si praticano alle più comuni problematiche di salute di cani e gatti, di cui ce ne parla Silvia Bartolotti. Abbiamo parlato dei fitoterapici per usarli per uso esterno, quindi contro i parassiti, per proteggere il cane. Adesso vorremmo parlare, riallacciandoci allo stesso discorso, per i fitoterapici per uso interno, che sono molteplici gli usi di questi integratori. Ci sono integratori per ogni evenienza. Molte persone mi chiedono perché usare i fitoterapici per migliorare il benessere del nostro animale, sia a livello fisico che psichico, quindi per rendere più confortevole l'abitazione con noi. Allora, ci sono fitoterapici per i cuccioli quando arrivano a casa, che è un momento di stress, quindi aiutano intensificando e migliorando il sistema immunitario. Ci sono fitoterapici per cani con problemi articolari, quindi che rinforzano le articolazioni, che rinforzano i legamenti. E non sostituiscono le medicine, questa è una cosa importante, quindi continuate ad andare dal medico, però agiscono sinergicamente con questi prodotti. L'effetto coronavirus, gli esperti dicono che se siamo positivi e abbiamo in casa animali, dobbiamo trattarli con le stesse precauzioni adottate per gli abitanti della casa. Ma c'è tanta preoccupazione? Sono un po' preoccupati, però li posso rassicurare, come possono chiedere al loro medico, al veterinario, non è trasmissibile all'animale e l'animale non ce lo trasmette a noi, quindi l'hanno già dichiarato varie volte sia l'Istituto Superiore di Sanità che l'OMS e anche i vari veterinari, quindi li rassicuro tranquillamente, possono continuare a avere il loro cane e il loro gatto dentro casa e abbracciarlo, visto che con le persone adesso bisogna stare a una certa distanza. Tanti hanno il timore che finiscano i mangimi per gli animali, ma è così? Hanno paura, sì, però è una paura infondata, possono stare tranquilli, io la rassicuro, ci sono scorte nei magazzini, quasi tutto, almeno quello che vendo io, è interamente italiano, quindi li rassicuro, non c'è bisogno di farsi una scorta. Il negozio è fornito, devono stare tranquilli e rilassati. Dunque i numeri ci dicono che l'amore per gli animali è in forte crescita. Tanto sta crescendo questo amore incondizionato, sia che l'animale offre alla persona, sia le persone verso l'animale. Quindi è bellissimo e sta crescendo anche, diciamo, la conoscenza dell'animale, come deve stare a contatto con noi e anche a contatto, diciamo, col mondo esterno, come aiutarlo e allevarlo, quindi ci stiamo informando sempre di più, nascono sempre più siti, nascono sempre più forum, e i negozi sono sempre più informati, ci sono tanti corsi di aggiornamento, quindi è un mondo che, insomma, va sempre bene, meno male, è una bella convivenza con l'animale.